5 giorni di prognosi e altri 20 di riposo prescritti dal medico di famiglia. È il risultato dell'aggressione registrata nel centro di Teramo ai danni del consigliere comunale Imman Verzilli da parte di un ragazzo di circa 20 anni, solo perché ripreso dal consigliere che era in compagnia di moglie e bambini piccoli per l'utilizzo di un linguaggio fortemente volgare mentre parlava al telefono. Sì, eravamo di fronte, seduti di rimpetto, di fronte alla gelateria in pieno centro, in via Carducci. Io ero insieme ai miei due bambini, il mio cane, il guinzaglio, e mia moglie. E dopo qualche minuto di torpiloquio del ragazzo, ho deciso, proprio perché mio figlio, il più piccolo, era girato e guardava molto interessato il ragazzo, ho deciso di chiedergli di interrompersi per potermi dare modo a me di poter fare il padre in maniera serena, senza sfide o senza atteggiamenti intimidatori. Di tutta risposta ho avuto una risposta proprio che mi diceva di pensare a fare il padre, al che io mi sono alzato distinto e lui di tutta risposta mi si è lanciato contro. Nel bloccarlo, nell'immobilizzarlo, sono caduto all'indietro con il suo peso contro su di me, e quindi nel cadere ho sbattuto la testa e per qualche secondo ho perso i sensi. Lei ha deciso di non denunciare il ragazzo. Come mai questa scelta di non procedere per vie legali? Allora, noi in prima battuta, anzi da subito, abbiamo deciso di non esporre la cosa a notizia. E poi la notizia ieri è trapelata, volevo cercare di risparmiare il pensiero ai miei genitori e quindi con mia moglie avevamo deciso questo. In contemporanea ieri si è saputa la notizia e sto maturando questa idea, adesso voglio fare decantare la cosa, però aspetto chiaramente che mi venga a cercare il ragazzo, di cui non ho mai divulgato e non divulgherò il nome. Mi hanno scritto i genitori, mi stanno cercando in queste ore, ma io preferisco non parlare con loro, ma solo con il ragazzo. Il messaggio che voglio cercare di passare ai giovani è quello che, quando ci troviamo fuori, chiaramente ci sono bambini che ci ascoltano, sono presenti ovunque, e quindi sarebbe opportuno, diciamo, moderare i termini, non proferire parole offensive e bestemmie, perché dovremmo cercare quantomeno di essere d'esempio.